Ruto, testa del Ruto che è di là, ma oggi, visto che sono arrivato molto presto, provo a fare una salita su di là, che mi hanno consigliato, l'ho visto anche da casa, che è una bella zona, adesso provo a salire su di là. Tempo, ho beccato un po' di pioggia all'inizio, fa freddo, meno male, perché gli accessi sono un po' sofferenti, e poi più di qua si schianta del caldo. Poi discende giù da di là, insomma, ma il vallone continua, qua c'è l'omettone, qua c'è tutta la morena e ora risalgo là e vedo di raggiungere quelle vette là. Dopo aver fatto tutta la morena qua, poi là c'è il ghiacciaio. Bella becca bianca, invece forse con la di fianco è il Paramount, ma non ci giù. Cimela, qua c'è un po' di nevaia ancora, strano il caldo che ha fatto, ma invece ha tenuto bene. Ora c'è anche il sole. Eccoci qua, il cospetto della Becca Bianca, ricorda anche un po' la Gransonetta praticamente. Ecco, si sfonda un po'. Ora è il ghiacciaio degli uccelletti, si va sul colle, si fa la spalla e si va in cima, se no con buon innevamento si può fare la diretta, ma adesso vedo che è spezzettato dal ghiacciaio, allora vi farò il ghiacciaio degli uccelletti, cip cip, bello, e poi faccio il colle e la spalla, almeno ci provo. Salita, là è zona rifugio, ci sono i laghi là, c'è il rifugio del Face, qui c'è la vetta e quello là è tutto il ghiacciaio del Ruto, la vetta del Ruto è là un po' nelle nubi e poi qua tutto il resto del ghiacciaio del Ruto e là si vede benissimo Aosta, Aosta, tutta la città è la vallata centrale, poi Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, tutto quanto non si vedono, è un po' nuvoloso oggi. Si vede il Monte Bianco che è spuntato fuori e di qua invece il Ruto, là c'è il Grandassa lì e qua c'è tutto il ghiacciaio del Ruto, si vede anche la testa del Ruto che è la vetta là in fondo, non quella davanti grossa, quella è la vedetta, ma è molto bassa. Se è bello fare anche il Grandassa lì, che è quello là, e niente, e là c'è il rifugio. Ora vado là, qualcosina e poi torno.